10 minuti di ritardo, non vorrei arrivare fino a 12 e la prossima relazione, laboratorio, è su come si pensa e come si scrive un progetto. Sono due punti che immagino nessuno dei quali può essere trascurato. E ci siamo tutti? Quindi do subito la parola a Chiara. Va bene, allora, Chiara. Buongiorno a tutti. A me è toccata la stessa sorte di Tiziano Contegnani, cioè parlare dopo una presentazione sul come fare una presentazione, e già qui si parte con una piccola crisi di identità. Ma a questo aggiungiamo anche che delle cose dette nelle relazioni viste fin qui, credo di avere tutto quello che non bisogna avere. C'ho la partita IVA, non faccio scienza, ho un profilo umanistico, lavoro nelle redazioni molto spesso. Quindi effettivamente ieri sera sono andata a casa con una crisi di identità dicendo: ma io cosa ci faccio qui? In realtà, ecco, penso di portare un contributo appunto dalla mia esperienza professionale. In realtà non è vero che non ho a che fare con la scienza, perché mi occupo appunto di progetti di divulgazione e sensibilizzazione in campo culturale e in campo scientifico. Quindi appunto mi è capitato di lavorare anche spesso con INAF proprio in progetti di divulgazione dell'astronomia. E qui con voi oggi porterò la mia esperienza, che spero possa essere utile anche poi nel vostro mestiere, di come si pensa, come si costruisce e come si scrive un progetto. E non a caso dico queste parole, non parlo solo di, perché spesso quando parliamo di progettazione in modo un po' semplicistico si pensa solo all'atto di scrivere. C'è il momento in cui ci si butta a scrivere il progetto, ma come in tutte le scritture e nei progetti ancora di più, la scrittura inizia quando si inizia a pensare a che cosa dire. E di conseguenza, quindi, non a caso dico pensare, costruire e scrivere un progetto. Infatti articoleremo questo nostro incontro sostanzialmente in una prima parte di orientamento sul mondo della progettazione, proprio per capire l'importanza di tutte quelle fasi che precedono la redazione. Solo in una fase finale ci occuperemo della redazione vera e propria, cioè qualche suggerimento di scrittura che possa esservi utile se vi troverete a dover scrivere effettivamente un progetto. Il progetto effettivamente è spesso uno sconosciuto, o quantomeno in quella visione un po' semplicistica ci troviamo di fronte a due approcci diversi. C'è chi pensa, soprattutto magari pensando a progetti di ampia portata, penso a progetti europei, c'è chi pensa saranno inaccessibili. D'altra parte c'è chi invece dice: vabbè, due notti in bianco e ce la faccio. La verità ovviamente dipende poi dal tipo di progetto che avete davanti, però ovviamente la verità non è né qui né lì, perché siamo di fronte a una tipologia di lavoro e non solo di testo che è estremamente complesso. Ma intanto vi chiedo, immagino che qui in aula, quantomeno per quanto riguarda progetti di ricerca, tutti abbiate un po' di esperienza, o almeno abbiate visto un progetto di ricerca. Mi piacerebbe anche sapere se qualcuno ha esperienza anche di progettazione, cioè di scrivere progetti in collaborazione con altri, un po' più ampi. Sì? Scrivete progetti? Ok, benissimo. Di qua? Tutti? No. C'è chi ci ha avuto un po' a che fare e chi no, mi pare, vedendo l'aula. Ecco, allora, vediamo, ovviamente, poi guidatemi anche voi, se c'è qualcosa che vi interessa di più, ovviamente le domande sono benvenute anche nel corso della presentazione, magari mi fermerò ogni tanto per chiedervi, proprio perché vorrei cercare di portare appunto un'esperienza da un settore diverso, in modo che possa essere più utile possibile a quello poi che è il vostro lavoro. Allora, diciamo che appunto parlare di progettazione è entrare in un mondo complesso, dove la complessità è fatta da vari aspetti. Da un lato la complessità è proprio quella della costruzione dell'attività.
entriamo subito in un esempio molto concreto. Ho un progetto vero che ho scritto per una ONG con cui collaboro, Medici con l'Africa QAM. La complessità, e qui iniziamo proprio a entrare nel terreno della costruzione del progetto, vi faccio vedere solo l'inizio. Partner, associazioni, Federazione Nazionale, Ordine... Ah, qui non si vede, io qui lo vedo. Ecco, a proposito dei... Allora, se si riesce, se no... Non è così fondamentale perché lo posso dire... intanto io... con tutte le presentazioni bisogna spostare, cioè prendere la scheda e spostarla sull'altro monitor. Sì? Allora, va bene. Magari sai cosa ti chiedo, Kat, se me lo fai io intanto comunque commento, dico questo. Quello che vi volevo appunto intanto mostrare per entrare nella complessità del progetto è la rete di partner. Un progetto come quello che mi è capitato di scrivere piuttosto recentemente per questa organizzazione che si occupa di sanità in paesi in via di sviluppo, il progetto è iniziato dovendo cercare una rete di partner. Solo già l'elenco di tutti i partner, quindi questi qui, e queste sono solo le associazioni, vedete, c'è una Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiati, la Conferenza dei Rettori delle Università, Segretariato Italiano Studenti di Medicina, fino ad arrivare a organizzazioni sempre più complesse come l'Organizzazione Mondiale della Sanità con vari dipartimenti, vi dà l'idea. E queste sono solo le associazioni, perché poi a scendere ci sono anche tutte le università e gli enti locali. Questo vi dà l'idea che prima di scriverlo un progetto si deve molto spesso entrare nella complessità di una rete di network, di partenariato. Quindi la complessità non è solo quella di un genere testuale che poi è diverso rispetto, scusate un attimo, io adesso vorrei tornare anch'io a vedere qui, però cosa devo, me lo fa lui. La complessità quindi è data da tutto quello che si inizia a costruire prima e che si riversa poi anche effettivamente su quello che vediamo più facilmente, cioè la complessità poi di scrittura, cioè il trovarsi di fronte a un testo che ha delle sue caratteristiche specifiche. Grazie. Chi dice un progetto è tendenzialmente inaccessibile o chi dice è semplice, lo faccio in una notte, deve effettivamente un po' tarare la questione e capire che effettivamente c'è una complessità che si risolve però attraverso una conoscenza della materia. La parte principale poi di un progetto è la specificità. Essere specifici significa appunto avere precisione. Non si può essere generalisti e questo impone sicuramente una conoscenza e una preparazione. Torniamo a quello che diceva Leopoldo Benacchio ieri, conoscere e studiare. Non si scrive se non si conosce e non si è studiato. E per questo anche bisogna chiedersi chi può scrivere un progetto. Io che vengo da un profilo umanistico, come faccio a scrivere di medicina? Ieri forse anche Tiziano Cornegliani diceva ma può lavorare in una redazione della medicina chi viene da comunicazione o da lettere? E diceva condivido, nella redazione di un progetto scientifico io lavoro se appoggiata e diciamo in collaborazione con lo specialista della materia, quindi con un medico in quel caso, così come quando mi capita di lavorare con INAF, insieme a Leopoldo Benacchio confezioniamo un progetto che abbia quindi la parte di astronomia e la parte di divulgazione e comunicazione. Ci vogliono non si può parlare di ciò che non si conosce, evidentemente. Però le due parti ovviamente devono dialogare.
Chi di voi viene da un profilo scientifico invece può ovviamente con le giuste competenze poi di progettazione arrivare anche diciamo da solo o in team con persone con pari riuscire a scrivere un buon progetto. Di fatto poi la componente multidisciplinare è fondamentale, nel senso che la progettazione è considerata proprio una competenza trasversale. E con competenza trasversale intendiamo proprio, come la scrittura in generale, una competenza che serve ed è utile a tutte le discipline. Che si faccia ricerca nel campo dell'astrofisica o che si sia, uno faccia l'archeologo in un'associazione culturale per promuovere il proprio territorio, di fatto saper scrivere un progetto probabilmente sarà molto utile e servirà nella propria esperienza professionale. E di conseguenza, anche quindi per fare scienza e fare divulgazione della scienza, è diventata una delle competenze che può tornare sicuramente utile. La domanda che viene da farsi è: strumento o strategia? Cioè, nel senso che abbiamo detto che effettivamente è una competenza trasversale, quindi è uno strumento che abbiamo a disposizione, se lo conosciamo, per poter arrivare a sviluppare delle nostre attività. Ma visto così è un po' riduttivo, nel senso che non è solo questa cassetta degli attrezzi che serve per confezionare qualcosa, è sempre di più una strategia. Ovvero, credo che ormai lo sia in molte organizzazioni, parlavo con Caterina che mi diceva che anche nell'osservatorio astronomico c'è questa visione ormai di lavorare per progetti, cioè la progettazione è vista come un modo per diciamo avere, attrarre anche dei finanziamenti e dei fondi che possano permettere di continuare a sviluppare la propria attività e perseguire il proprio obiettivo strategico, quello che nelle organizzazioni si chiama mission, cioè non viene meno l'obiettivo finale strategico dell'organizzazione, ma si usa la progettazione proprio per avere più modo di arrivarci, non solo per avere però, badate bene, non solo per avere fondi, ma progettare è anche un modo di allargare le proprie attività, coinvolgendo partner, aprendo nuove strade e quindi diciamo creando un percorso anche più articolato, anche più strutturato per comunque giungere agli obiettivi strategici che ci si è proposti. In questo senso quindi non pensate che lavorare per progetti significhi lavorare per isole, come se faccio un progetto qui, un progetto lì e in qualche modo ottengo più finanziamenti. Questo sarebbe sbagliato perché farebbe perdere identità. Lavorare per progetti deve essere un supporto a una chiara linea strategica, che sia del singolo o che sia dell'organizzazione. Dico sempre, anche quando mi capita di fare formazione a chi desidera come singolo imparare a progettare e provare a lavorare un po' più con progetti per avere finanziamenti a supporto delle proprie idee, di quello che si vuole sviluppare, state attenti soltanto a non vedere il progetto come un modo per avere più finanziamento, perché altrimenti vi troverete a perdere identità professionale. Quindi ecco, da qui iniziamo a considerare la progettazione come strumento che abbiamo a disposizione, trasversale, lo applichiamo in qualunque disciplina, mi sento di dire ne sono la prova perché lavoro con discipline diverse, nelle scienze, nel sociale, nella cultura, applico sempre le stesse tecniche, quindi della costruzione di un progetto. Ma strategia perché va fatto con criterio. Ovviamente, qui mi sembra doveroso fare una piccola premessa, ovviamente il mondo della progettazione è un mondo estremamente ampio e sfaccettato. Ci sono progetti europei, la famosa europrogettazione, ci sono progetti di fondazioni private, penso alla Bill Gates Foundation e tantissime fondazioni che finanziano secondo le proprie linee di intervento. Ci sono bandi più piccoli,
regionali, comunali. Diciamo che una differenza importante intanto è quella di partecipare a un bando, quindi dare una risposta a una domanda aperta. Un bando in fondo vi domanda di proporre qualcosa e voi rispondete. Dall'altra c'è anche la partecipazione spontanea, cioè non c'è una domanda aperta, ma voglio proporre a qualcuno, un ente locale, per partire dal concreto, dalle cose più semplici che anche tutti qui potreste magari avere un'idea da voler concretizzare nel vostro territorio, oppure anche banalmente trovare una sponsorizzazione. Anche per avere una piccola sponsorizzazione serve presentare un'attività, qualcosa che si vuole fare. E in questo senso quindi stiamo parlando di panorami un po' diversi. Cambia il donatore, cambia il raggio di azione, cambia se si tratta di qualcosa di spontaneo o meno. Il nostro, diciamo, quello che vediamo e vedremo qui insieme vale in tutti questi casi, cioè ovviamente in questo poco tempo vi darò delle linee generali che possono valere in qualunque caso e che quindi poi ovviamente vanno adattate approfondendo la materia nel caso si voglia poi percorrere una strada. Per cui se si vuole percorrere la strada di un progetto europeo chiaramente bisognerà andare poi più nel dettaglio. E subito vi metto in guardia. Vi metto in guardia dalle due elementi che quando si è inesperti di progettazione possono più trarre in inganno. Una è quella che appunto chiamo la sindrome da slot machine, cioè pensare al progetto come una fonte di finanziamento facile e in qualche modo un po' fortuita. Allora, la fortuna vale poco, conta poco nella progettazione, cioè vi auguro di essere fortunati, un po' di fortuna serve sempre, però vale più la tecnica. Ci vuole tecnica del processo e tecnica poi della scrittura. Quindi attenti a non prenderlo come slot machine perché effettivamente non funziona molto e non funziona anche per quel discorso di perdita di identità che vi dicevo prima, cioè se si pensa all'ottenere un finanziamento come un modo semplice, che poi semplice non è, di sbarcare il lunario, non è la strada giusta, nel senso che vi trovereste con tanti progetti che non rispondono esattamente a ciò che volete fare e tra 5 anni, guardando il vostro curriculum, si dice, boh, questo ha lavorato in questo progetto, in quest'altro, ma dov'è l'identità professionale? Si rischia di perderla, quindi attenzione, perché se anche doveste avere tante botte di fortuna e arrivare ad avere più progetti, magari avete dei finanziamenti e siamo campate per un po' con quelli, però di fatto non state percorrendo una strada corretta. Preciso anche a questo proposito un'altra cosa, il modo corretto per applicare, come si dice con un calco sbagliato dall'inglese, per partecipare a un application form, cioè quindi a un bando, non è aspetta che ho bisogno di un finanziamento, guardo i bandi che sono aperti e mi faccio venire un'idea. Questo è la perdita di identità, è un corollario della sindrome da slot machine. Il procedimento corretto è io ho le mie idee, io ho una linea di ricerca, io ho una mia individualità. Ho già dei progetti che vorrei sviluppare, certo, non ho i soldi. Tengo sempre monitorati i bandi, perché so più o meno quali sono le fondazioni, gli enti che possono finanziare, che sono in linea con quella che è la mia visione, e con questa, diciamo, continuo monitoraggio, quando esce un bando che è in linea con quella che è la mia idea, allora partecipo, scrivo. È molto difficile che il bando chieda esattamente quello che io ho pronto in testa, quindi un po' di adattamento, flessibilità è necessario averla, perché un po' bisogna adattarlo. Se il bando dice è importantissima anche la fase di didattica, oppure è importantissima la sensibilizzazione dei bambini e ragazzi, e io non avevo pensato nel mio progetto ai bambini e ragazzi, magari tolgo un'attività di ricerca e ci aggiungo un'attività di sensibilizzazione attraverso laboratori sui ragazzi, cioè questo si può fare, ma pur rimanendo in un terreno che è quello della propria identità. Ecco,
teniamo conto infatti che la sindrome slot machine non può funzionare anche per una ragione molto, molto importante, soprattutto più si sale di grado e di serietà. Perché qualcuno mi deve finanziare? Perché ha soldi da buttare via? No. Chi finanzia ha degli obiettivi a sua volta da perseguire, degli obiettivi generali, strategici, globali. Non lo so, penso l'Unione Europea ha degli obiettivi di integrazione, mobilità, scambio tra risorse umane e professionali tra paesi. Cito solo le linee prioritarie che l'Unione Europea ha dato per il settennio 2014-2020. Quindi, se io so che l'Unione Europea ha questa visione globale, cioè entro il 2020 vuole migliorare lo scambio tra risorse umane dei paesi in qualunque campo professionale, allora ne devo tener conto. L'Unione Europea ha tutto l'interesse di finanziare chi nel suo piccolo, con un suo piccolo progetto, piccolo a confronto del globale di cui stiamo parlando, riuscirà a dare un apporto positivo per il raggiungimento di queste linee globali. Quindi diciamo che capite che c'è un doppio interesse, nessuno vi finanzia a fondo perduto, siete finanziati perché nel vostro piccolo, per quanto per me un progetto europeo non sia piccolo, ma visto dall'alto del fondi europei è piccola la mia attività, è ovviamente un piccolo contributo che io do a qualcosa di più globale. Allora, se iniziamo a intendere le cose così, capite che la complessità che citavo prima è davvero grande, nel senso che vi fa capire che non possiamo ragionare nel piccolo della nostra scrivania, del nostro ufficio, ma nemmeno del nostro dipartimento. Dobbiamo iniziare a ragionare guardando anche a quali sono delle linee più globali. Questo l'abbiamo un po' accennato, l'altra grande mania che spesso prende è quella, va bene, dai, io adesso mi metto quattro notti con i miei partner e scriviamo un progetto. Ve lo dicevo prima, difficile. Guarda, se proprio siete molto bravi e avete esperienza e soprattutto avete già fatto il partenariato, avete già tutto in testa, allora forse nella notte in bianco a suon di caffè ce la potete fare. Ma tendenzialmente è difficile, scrivere anche un progetto piccolo non si fa in una notte, anche un progetto piccolo, perché richiede molto tempo. Ecco, allora adesso io vi propongo una cosa da fare insieme. Allora, l'ho chiamato Buzz Group. È questa metodologia anglosassone dei gruppi, il nome lo prende dal bisbigliare in aula, perché diciamo vi lascio un attimo di pensiero a singoli. Mi scuso con i ragazzi del master che questa cosa la sanno già, ma prendetela come un ripasso. Un attimo di riflessione per pensare, secondo voi, quali sono gli elementi, le voci principali che ci devono necessariamente essere nella struttura di un progetto. Cioè, pensando di dover fare un progetto, cioè scrivere una scaletta, perché da lì si parte sempre, pensare cosa metterci in un progetto. Quali sono gli elementi, i temi che sicuramente ci andranno? Allora, magari vi lascio un attimo di pensiero e raccogliamo insieme le idee. Intanto io vedo se si apre il PDF. Me l'hanno? Sì. Ok, perfetto. Se può venire. Allora, vediamo, qualcuno ha qualche idea che cosa ci va sicuramente? Certo, gli obiettivi, perfetto. E gli obiettivi li distinguereste? Scrivete obiettivi o se vogliamo essere più precisi poi, solo per sapere se è già impostato. Sì, sì, qual è? Vai altri tab? Dov'è? È sul desktop. Qual è? Però non lo voglio aprire subito. È dentro presentazioni, è la scaletta progetti. È lui, pare che è il touchscreen. Ah, no.
È scritta più 10 ottobre. Questa sì, però non voglio puntare. È qui, guarda, cosa è qui. Devo fare? Niente, non fai altro che fare così. Ah, ok, ho capito, perfetto. E poi lo metti tutto schermo. Va bene, grazie. E ritorniamo qui? Dopo, sì. No, sì, adesso ritorniamo qui. Allora, alt tab, sì. Alt tab, esce qui, alt tab, e torni al tuo. Alt, ok? Spero di fare. Sì, va bene, grazie. Tutto quello che non, problemi tecnici detti sopra stanno su, li affrontiamo tutti. Allora, gli obiettivi, vi chiedevo, oltre a obiettivi dareste delle specifiche? Generali. Sì, ok, generali e specifici. Cosa vuol dire generali e specifici secondo, avete tutti un'idea? L'obiettivo generale è proprio quello che un progetto vuole perseguire come, diciamo, valore massimo, globale, condiviso. Specifico poi entra nel dettaglio di più tecnico. Un esempio può essere se l'obiettivo generale riprende un po' quelle linee globali, come citavamo prima, quelle dell'Unione Europea, no? Migliorare la mobilità, favorire la mobilità dei giovani ricercatori tra paesi. Obiettivo specifico è creare uno scambio tra il Dipartimento X e il Dipartimento Y, aprire una borsa di, la possibilità di una borsa di ricerca per, senti, quindi si entra nel concreto. Oltre agli obiettivi, sì, esatto, quindi questo vale soprattutto nella ricerca. È proprio l'inquadramento, lo chiama il vostro collega, quindi io, sì, è quello che possiamo chiamare stato dell'arte e contesto tendenzialmente, no? È un po' la premessa, cioè a che punto siamo? E anche perché anche qui, cioè, anche se siamo in un terreno diverso da quello esposto nelle altre relazioni, di fatto come ogni cosa che si dice, che si scrive, dobbiamo rispondere a una domanda in qualche modo, a una mancanza, a un problema. Se facciamo una ricerca è perché evidentemente manca qualcosa che discuta quell'argomento, manca, e quindi la nostra ricerca risponde a una lacuna. Ma questo vale nel mondo della ricerca tanto quanto nel mondo poi del progetto più operativo. Cioè, se esiste già una cosa non propongo che venga fatta. Quindi lo stato dell'arte e il contesto sono fondamentali, sì, in questo senso. E in quello della ricerca soprattutto, e qui si collega direi subito a un'altra cosa che è la bibliografia, cioè i riferimenti bibliografici. Non basta che io dica è stato studiato questo problema, bisogna anche dire chi l'ha fatto, quando, e quindi avere dei riferimenti bibliografici. Vedete che siamo proprio in un genere testuale, in un terreno che è quello della, proprio è abbastanza vicino come genere al report di ricerca, diciamo non come forma ma come modo di approcciare alla concretezza e alla precisione che si ha di solito nel report di ricerca. Altri elementi? I tempi in cui fare le cose, sicuramente. Sì, la metodologia, questo vale dappertutto, principalmente nella ricerca, a cui è dedicato sempre un'ampia parte. Sì, esatto, le risorse umane. Le risorse umane, quindi chi lavorerà per portare avanti quelle attività. E diciamo che ultimamente proprio in queste bandi che si sono, in queste linee progettuali, che se parliamo di europrogettazione, nelle linee che si sono aperte nell'ultimo anno, le risorse umane hanno un valore in più, nel senso che è previsto proprio, e è buona norma farlo un po' in tutti i progetti un po' corposi, dire anche non solo le risorse umane, cioè chi lavorerà a cosa, cioè Mario Rossi, ricercatore in, svilupperà questa fase del lavoro, ma dire anche che benefici Mario Rossi avrà da questo lavoro, cioè potenziare le risorse umane. Questo perché? Perché linee globali dicono il lavoro deve migliorare, il lavoro dei giovani, soprattutto in certi settori, tra cui c'è quello della ricerca, deve avere più valorizzazione. Si valorizza molto il lavoro del ricercatore indipendente,
nelle nuove linee. Allora, non basta dire risorse umane, chi fa cosa, ma anche che beneficio ci sarà. Altri spunti? Esatto, certo. Sì, il budget è necessario. Poi noi non entreremo qui a vedere i budget, però il budget è fondamentale, ovviamente. E poi la... Benissimo. Perfetto. Esatto. Allora, l'impatto, cioè che ricadute avrà, che impatto ci sarà? Cioè, oltre a fare una cosa, oltre a sviluppare un'attività, facciamo dei seminari di formazione, ma al di là di chi viene formato, che altro impatto ci sarà? Ci sarà una serata anche aperta alla cittadinanza? Si discuterà un certo tema con un pubblico più ampio? Sì, sarà una cosa piccola o sarà più estesa? L'impatto è fondamentale. In un progetto di ricerca l'impatto, soprattutto se parliamo, non so, in mente i progetti di scienze chimiche, scienze ambientali, non è solo l'impatto che si ha, diciamo, nella comunità scientifica, ma dobbiamo considerare anche l'impatto che si ha fuori dalla comunità scientifica, in un pubblico più esteso. E in questo senso un'altra voce che vale la pena inserire che è necessario inserire, è la visibilità. Ormai tenete conto che qualunque progetto, non sto parlando di progetti di divulgazione e basta, ma qualunque progetto, fosse anche un progetto solo di ricerca, deve avere una parte che è la visibilità e disseminazione cosiddetta, no? Cioè, come poi do divulgazione a quello che ho fatto, perché non resti solo nella comunità scientifica, o peggio ancora neanche nella comunità scientifica, ma nella comunità che ci ha lavorato. Tenete conto, proprio a spanne, prendetela come un ordine di grandezza, che il pacchetto, quello che in progetti chiese, passatemi il termine, è chiamato work package, cioè il blocco di lavoro dedicato alla comunicazione di qualunque progetto, deve essere grosso modo un 10% del lavoro generale, sia come budget, sia come proprio attività da svolgere. Questo vi dà la misura di quanto poi anche la comunicazione della scienza rientri anche in tutte le fasi. Dall'altra, vi ho specificato progetti di ricerca, dico anche, persino in un progetto di divulgazione, cioè io di solito faccio progetti di divulgazione, ma anche lì non dimenticatevi, che è la cosa più comune all'inizio, di dimenticarsi di fare la comunicazione nei progetti di divulgazione, perché si parte dall'idea che, essendo già un progetto di divulgazione, quindi che porta all'esterno delle attività, ci si dimentica della visibilità, cioè di fare il materiale che poi lo faccia conoscere. Quindi tenete conto anche di questo. Impatto, aveva detto un'altra cosa molto importante, sostenibilità. Quindi sostenibilità vuol dire non solo la sostenibilità poi economica, ma come quel progetto, se io faccio un'attività tendenzialmente, meglio sarebbe se poi riesce a sopravvivere, riesce ad avere una gettata che va oltre il progetto. Vi faccio un esempio. Un progetto europeo a cui ho lavorato per 6 anni, seguendo il work package public awareness, quindi sensibilizzazione e divulgazione, salute, sulla salute globale, ha creato un portale di scambio tra professionisti della salute globale in Europa. La sfida è stata rendere sostenibile l'esistenza di questa piattaforma web e di scambio oltre il progetto. E questo infatti è stato anche premiata come attività, tanto che sono stata a presentarla al DER, cioè proprio alla diciamo, commissione che si occupa di public awareness in Europa, perché paradossalmente è raro che far sopravvivere le cose, ma è questo in realtà l'obiettivo che dovremmo avere, cioè costruire qualcosa che vada oltre. Quindi sostenibilità in questo senso. Non l'abbiamo detto, perché forse l'avete dato per scontato, l'azione, l'attività, descrizione dei cosiddetti work packages. Cioè, che cosa faccio? Allora,
va detto in modo estremamente concreto. Faccio questo, faccio quest'altro, ci sono gattini. ecco, e quindi descrivere le attività in modo preciso, dedicando ad ognuna il giusto spazio. Qualche altra idea? Limiti. Cosa intendi con limiti? Forza e debolezza. Sì, si possono dire i punti di forza e di debolezza. Cioè esplicitando già sostanzialmente quello che può essere un limite che si incontra. Diciamo però che in fase di progettazione sarebbe meglio dire si può incontrare questo limite che vogliamo risolvere in questo modo. Di solito lasciamo i limiti nella descrizione, non vanno omessi assolutamente, ma li lasciamo quando facciamo i cosiddetti report di progetto. Quindi siccome ogni 3 mesi o 6 mesi, a seconda poi della durata, dovremo fornire al nostro donatore un report, lì sì, non abbiamo paura di dire se ci sono stati dei limiti, dei punti di debolezza. Con limiti non so se intendevi qualcos'altro, questo proprio, ecco. Ok, vediamo, vi mostro un esempio di... No, ecco, questo non era, vediamo se riesco. Ok, ce lo dovreste avere adesso. Allora, questa è una lista assolutamente non veritiera, nel senso che non riprende un modello vero, ma ho messo insieme quelle che sono la maggior parte delle voci possibili di una scaletta progettuale. Poi, è preciso, a seconda della, siete voi con quel buon senso che anche ieri Tiziano Cornegliani citava, cioè è il buon senso che fa sì che si scelga una volta di confezionare il progetto in un modo, una volta in un altro. Però, vedete, c'è l'analisi del contesto e lo stato dell'arte che abbiamo detto. Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, le attività, quindi quali sono le azioni concrete di cui ci serviremo, e distinte eventualmente nei cosiddetti work packages. Ci sono i beneficiari, che forse qui non abbiamo citato, o forse sono talmente scontati da non averli esplicitati. Sono le persone a cui il progetto si rivolge principalmente. Forse non li abbiamo esplicitati in realtà perché sono più evidenti in un progetto che non è di ricerca. Ipotizziamo di fare un progetto di formazione o di divulgazione, ci risulta subito più evidente chi sono i nostri beneficiari, perché ieri l'abbiamo detto in tanti modi, Cristina diceva, aveva la slide con le facce nascoste, cioè io devo sapere chi è il mio pubblico, quando io faccio un progetto devo sapere a chi si rivolge, il concetto è lo stesso, per cui i beneficiari nel momento in cui lo confeziono devono essere evidenti. I partner, l'abbiamo visto all'inizio, però è fondamentale, diciamo che la rete di partenariato cambia moltissimo a seconda della grandezza, del peso di progetto che fate. Parlando di europrogettazione, ormai i partenariati sono diventati una cosa sempre più faticosa e difficile da ottenere. Vedo che chi fa progetti europei lì mi guarda tremando, perché è così. Purtroppo nella nuova programmazione fare un partenariato è diventato molto difficile, cioè non è che non ci sono progetti, ci sono progetti anche più piccoli dove basta avere 3 partner, però devono essere 3 partner, uno siete voi, quindi 2, in 2 paesi diversi. E questo ancora si può fare, però diciamo che tutte, chi come noi, come me o tanti, prima facevano più facilmente questa tipologia di progetto, tutti cercano di prendere quei fondi lì. E quindi c'è un'altissima richiesta, una percentuale di successo che si è abbassata tantissimo. Sono state fatte invece delle linee più generali dove vengono richieste reti di partner che contano 9-10 partner. 9-10 partner di almeno 5 o 6 paesi europei, capite che è si richiede un lavoro in termini di organizzazione estremamente alto. E ovviamente questo è un tipo di lavoro che è più facile venga fatto
quando si lavora all'interno di una struttura solida. Cioè, un progetto europeo non lo si fa da singoli, chiaramente, ma lo si fa con l'università, con l'ente di ricerca in cui si lavora, perché ci vuole una solidità diversa. Però è importante avere partner anche per progetti molto più piccoli e estremamente accessibili, e non va sottovalutato il lavoro. Penso al lavoro che ho fatto con Leopoldo Benacchio quest'estate per confezionare un progetto che ora è al vaglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Di fatto abbiamo dovuto comunque avere una rete di partner nuova rispetto a quanto avevamo fatto in passato, e va costruita. Magari da un lato si cerca di stare sulle relazioni che già si hanno, e questo chiaramente favorisce, perché non ti devi accreditare, ma a volte per noi è stato necessario, diciamo, andare a cercare un partner in un'altra città, e quindi abbiamo usato sì una rete di conoscenze, ma c'è stato un po' di, sono stati degli incontri di accreditamento. È questo il lavoro che non si può fare alla notte bevendo i caffè, tutto questo lavoro di accreditamento e preparazione, e che può essere molto breve o molto lungo, perché la vera incognita di lavorare in un progetto sono i partner, diciamolo, nel senso che forse su di voi potete contare, potete sapere che cosa, potete sapere se lavorerete la notte, ma sul lavoro dei partner non sempre si possono mettere le mani sul fuoco. E mi è capitato molto più spesso di quanto si creda di lavorare in progetti europei in cui i partner a un certo punto se ne sono andati o sono stati mandati via. È così, perché diventa poi molto difficile da gestire, perché pensate che la gestione riguarda anche la gestione economica. Se uno non fa bene il suo lavoro, tu cosa racconti quando devi fare la relazione per mostrare il lavoro che si è fatto? Quindi insisto sull'appartenariato, perché è un punto, è proprio uno snodo importante. Avere un buon partenariato permette di lavorare bene. L'impatto l'abbiamo citato, quindi sui beneficiari, ma anche sulla comunità. E preciso qui quest'altra cosa, anche sulle linee guida, sulle linee politiche. Si cerca sempre di più di fare in modo che i progetti possano in qualche modo essere, diciamo, attivi anche nell'influenzare delle linee più al di sopra, cioè non solo creare conoscenza, creare scambio, sensibilizzare, ma un progetto buono, non so, ho in mente un progetto di una giovane ricercatrice in Inghilterra che ha lavorato su una ricerca in tossicologia, e questa ricerca ha dato delle evidenze tali che a livello legislativo si è considerato di cambiare delle cose. Quindi la ricerca va intesa, e anche la progettazione, come possibilità anche di cambiamento. Quindi ha un valore, ripeto, che esce dall'ufficio in cui lavoriamo, ma può avere delle ricadute molto più ampie. L'innovazione, che era stata già citata, l'ho messa insieme a metodologia, vanno spesso di pari passo, cioè dobbiamo sempre esplicitare che metodologia usiamo, e vengono premiate metodologie innovative, dove appunto l'innovazione sta in un modo diverso di raggiungere le cose, del creare attività che non ci sono, portare la ricerca comunque a un valore. Ricercare laddove non c'è anche un eccesso di conoscenza, e l'innovazione è una delle voci che sempre in questa nuova programmazione europea, per esempio, è molto premiata, ed è lo vedremo dopo un esempio, e anche mi pare nei bandi Marie Curie adesso sia esplicitata l'innovazione come punto da sviluppare. Disseminazione e visibilità l'abbiamo detto, il territorio, la durata l'abbiamo detto, le risorse umane, cioè il personale, l'abbiamo detto. Mi soffermo su questa voce che è importantissima, cioè quella che i prodotti, però che in progetti chiese chiamiamo outcome e output, oppure risultati attesi. Se in un progetto più piccolo li possiamo semplicemente spiegare come risultati attesi, è obbligatorio, dico obbligatorio con una circolare di 2 settimane fa della Commissione europea, che in un progetto più ampio internazionale bisogna ormai spiegare quali sono gli output e cosa sono gli outcome.
Allora, è un terreno difficile, vi provo a dire cosa sono. Significa, in termini estremamente concreti, principalmente con l'uso di un elenco puntato, quindi non usatelo, come ha detto Cristina, nelle slide del PowerPoint, ma usate l'elenco puntato nel progetto che ci vuole, che output avrà quello che faccio? Uno, produzione di un articolo scientifico pubblicato su una rivista tal dei tali. Due seminari per ricercatori della mia università in cui condividere. Tre, laboratorio per, quindi spiegare proprio in termini concreti, aggiungendo se si può anche i numeri, quindi quante cose farò e quante persone raggiungerò, proprio i risultati di quello che viene fatto. Questi sono i risultati attesi o output. L'outcome è in realtà invece una cosa più difficile da definire. Di livello è, come dire, il piccolo obiettivo specifico che corrisponde all'output. Mi rendo conto che è un po' complessa come cosa, però cercherò di essere chiara. Ripeto. Sei chiara. Esempio. L'output è 10 laboratori per ragazzi delle scuole medie sull'astronomia. L'outcome può essere, oppure sul ruolo del ricercatore, l'outcome può essere sensibilizzare i giovani, i ragazzi, sulle differenze di genere nei mestieri scientifici. Cioè, voglio raggiungere un obiettivo, mostrare ai ragazzi giovani che le astronome, ci sono tante astronome quanti astronomi, per esempio. L'output è, lo faccio facendo dei laboratori in cui invito delle astronome donne a parlare. Quindi c'è un obiettivo che è piccolo, non è l'obiettivo generale, non è abbattere le differenze di genere, è un obiettivo legato a quella semplice attività. È un po' cervellotica come cosa, me ne rendo conto. L'unica buona notizia per chi si intende di progetti europei è che probabilmente sostituirà una cosa che lo era ancora di più, che era il logical framework, e che era un tabellone enorme e veramente indigesto, dove bisognava mettere ogni attività e dire questa attività produrrà questi risultati e corrisponde a questo obiettivo specifico e lo fa con queste persone. Quindi, diciamo, un pochino risolve, però questa distinzione outcome e output è estremamente importante. Di replicabilità e sostenibilità abbiamo parlato, non abbiamo citato quest'altra cosa che è importante, che piace al professor Federico Neresini, che non è qui, che è il monitoraggio e la valutazione, che è fondamentale. Anche qui, come prima vi ho detto, che nel budget dovete prevedere un 10% sulla comunicazione, dovete prevedere delle risorse economiche sempre anche su monitoraggio e valutazione, fatti da esterni, cioè in un progetto grosso, nel senso che dovete chiamare qualcuno che viene dall'esterno a valutare se rispetto a quello che voi volevate fare il progetto sta seguendo i tempi e sta raggiungendo i risultati. Lo può fare in tanti modi, dipende anche che tipo di progetto è, però monitoraggio e valutazione, ovviamente il monitoraggio è una cosa che si fa in corso di sviluppo del progetto, la valutazione invece è una cosa che si fa a progetto concluso, alla fine. Però sono, se una volta, fino a qualche tempo fa, diciamo che a volte c'erano, a volte non c'erano, ormai da un bel po' di anni il monitoraggio e la valutazione sono, non si può prescindere da averli nella struttura proprio. Poi c'è il budget e infine ho messo una voce che è quella che poi ieri anche Cristina citava in termini diversi, l'abstract, la sintesi. Io però l'ho messa alla fine, perché credo che un buon abstract, una buona sintesi si possa fare solo quando si è finito tutto il lavoro. Prima devo aver scritto le mie pagine di progetto. Quando le ho scritte tutte e effettivamente ho le idee chiarissime, allora posso fare una sintesi che poi metterò all'inizio. Ma l'ho messa qui per ricordarvi che è consigliabile farla alla fine, come quasi tutti i riassunti, le sintesi e le cose brevi. Ecco, quindi
intanto questo per avere una visione. Ripeto un concetto chiave: non prendete questo come esempio unico di scaletta, anche perché adesso smentirò subito tutto quello che ho detto mostrandovi due scalette diverse. Questo è perché nella costruzione, cioè nel pensare, abbiamo iniziato questa relazione dicendo che parliamo di come pensare e poi scrivere un progetto. Nel pensare dovete pensare a tutti questi elementi. Come poi li mettete nella pagina, potete vederlo. Ci sono dei progetti in cui magari non serve neanche metterli tutti. Ci sono dei progetti più piccoli dove a volte basta dire obiettivi e non occorre neanche distinguere tra generali e specifici, per quanto sia consigliabile. Ecco, quindi prendetela come una traccia. Ecco, allora, torno di qua, scusate. Ok. No, sì, ho bisogno di lei sempre perché non... Sì, cioè del PDF, sempre del... però non va come con Altab. Mi dispiace, così. Diceva Occa, iniziano su moltiplicanza a prendere necessità. Potremmo avere uno. Ho bisogno della... ecco, ho bisogno di quello. Io li vedo, ma loro. Okay. Ho bisogno di B. Prima va bene. Perfetto. Va bene A e B, quello che. Va bene, perfetto, grazie. Allora, questa è un esempio di costruzione di un progetto, appunto, come dicevamo, quello di cui parlavamo prima, progetto Seconda Stella a Destra, sviluppato insieme all'Osservatorio Astronomico. Vi mostro solo l'indice di un progetto di divulgazione, un progetto piccolino, è un progetto in cui non c'era un modello predefinito di form da compilare e quindi che abbiamo scelto noi come costruire. E come vedrete è molto semplice, cioè il progetto, tema e obiettivi. Le attività, divise poi in dei capitoli che si chiamano col nome delle attività, cioè trasferimento e revisione della documentazione, mappa dell'itinerario, eccetera, territorio di riferimento, tempistica, partner, risorse umane coinvolte, impatto, risultati attesi, comunicazione e visibilità, follow up, monitoraggio e budget. Riprendono in buona parte le voci che abbiamo appena visto, non le coprono tutte quante, però come vedete è abbastanza standard e anche corrisponde a un progetto dove i partner principali erano due, quindi è abbastanza semplice da costruire. E invece ve ne mostro un altro, scusi, sì. mi fa l'allegato il B, poi finiamo questo. Questo qui, no, non va col tab. Ma se lo prendo qui, vede? No, Skype. Una volta solo. No. Quello che vi voglio mostrare adesso è invece una scaletta completamente diversa di un progetto di ricerca anche piuttosto ben costruito, è un progetto vincitore di un bando che è il bando Marie Curie, che penso che conoscerete, e quello su cui voglio portare l'attenzione è che rispetto alla lista che abbiamo visto insieme, sono completamente ristrutturate le attività, cioè
questo è un, preciso una cosa, questo bando dava un form da compilare, quindi non è stata la ricercatrice che poi ha vinto con questo progetto la borsa di ricerca, non è stata lei a inventarsi le voci della scaletta, ma sono voci ufficiali che trovate anche nel form pubblicato online. Allora qui vedete che c'è sommario e poi c'è excellence diviso in 1.21, 2.2, 2.3, 2.4. Nel 2.1 c'è qualità, aspetti innovativi, credibilità della ricerca. E qui dentro troviamo molti degli elementi che abbiamo appena commentato. Il background, lo stato dell'arte, obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati attesi, overview, metodologia e via dicendo. Quindi vedete, ritroviamo le stesse informazioni ma articolate in modo diverso. Quindi non c'è una regola nella struttura da fare, ma la regola è appunto piegare, è un po', qui non si tratta di Lego, qui si tratta più di una forma di proprio plastilina da adattare a seconda delle nostre esigenze e a seconda del tipo di progetto che abbiamo. È chiaro che se avete un form da compilare è tutto più facile, vi risparmiate la fatica, come dire, anche di comporre la scaletta, ma non vi risparmiate la fatica di pensare e decidere, cioè il pensiero non è che lo togliamo, resta comunque il 70% del lavoro di progettazione. Ecco. Lo ammazziamo questo qui, eh? Sì, ammazziamo questo Skype che esce sempre. E questo è andato. E poi? E voglio tornare sulla mia pagina. Ok, grazie. Allora, prima di riandare ai miti da Satana, vi chiedo subito se c'è qualche domanda ancora su questa parte della struttura. Vi risulta chiaro come pensare alla struttura del progetto? Bene, allora, vi dico subito 5 miti da sfatare, cioè 5 cose che si pensano dei progetti e che in realtà non sono vere. Punto 1, il progetto non è scolpito nella pietra. Si pensa sempre che è un progetto, ho fatto il progetto, adesso quello è e da lì non mi posso allontanare. Sbagliato. È vero che quando scriviamo un progetto effettivamente poi diventerà la nostra Bibbia, nel senso che per molto tempo poi dovremo far riferimento a quello per sapere cosa fare, per sapere i tempi, eccetera, ma non è scolpito nella pietra, cioè siccome durano degli anni i progetti, può essere che la persona che era incaricata di fare il progetto scappi in Australia con l'amante, può succedere che cambi l'amministrazione della vostra città e che quindi una cosa che si pensava di fare insieme al comune non si può più fare perché al comune non piace più, e mille casistiche di questo genere. Questo fa sì che non sempre il progetto possa mantenere inalterate tutte le sue caratteristiche. Nessun problema, se mantiene l'obiettivo generale e ovviamente l'identità di fondo, si discute col donatore e si cambia, si diciamo negozia il cambiamento. Quindi pensavo di fare, vi faccio un esempio, per un progetto di divulgazione ambientale avevo detto che avrei fatto un video animato con degli artisti internazionali e con delle interviste sulla biodiversità. Di fatto non sarà possibile farlo perché ci siamo resi conto che per il pubblico che questo progetto dopo 2 anni aveva creato un video non era la cosa giusta. Abbiamo deciso di cambiare attività. Una cosa deve restare invariata, il budget. Se con gli stessi soldi e per raggiungere lo stesso obiettivo cambio la cosa che faccio, lo posso fare, ovviamente lo devo dire. Scrivo una lettera al mio donatore, chiunque esso sia, c'è una persona addetta a questo, si negozia il cambiamento. Se il cambiamento viene accettato, procedo con la modifica. Se il cambiamento è di buon senso, viene accettato. Ricordatevi quello che abbiamo detto prima. È nell'interesse anche del donatore fare cose fatte bene e che rispondano. Il donatore non ha nessun interesse di fare una cosa che risulta obsoleta. Quindi la negoziazione è fondamentale.
2. Le buone relazioni non sono raccomandazioni. Questo spesso non si sa. Invece è fondamentale avere buone relazioni col proprio futuro, eventuale, auguriamoci, generoso donatore. Se io voglio proporre un progetto a una fondazione bancaria, non è che devo farlo a scatola chiusa e fargli la sorpresa, la busta che si trovano con un progetto ignoto, che è così. Meglio avere delle relazioni, dire guardate, io mi occupo di questo e vorrei sviluppare questo progetto, a voi interesserebbe? E loro ti dicono guardi, a me interessa il progetto, ma a noi dei bambini non interessa nulla, se lei me lo fa per i turisti ne possiamo discutere. Allora, questa non è raccomandazione, questo è creare relazioni che possano orientare nella costruzione, quindi vedete pensiero prima costruzione del progetto. Quindi questo vale anche con donatori che pensate inarrivabili e che invece sono a volte più facili di quel che si crede. E ripeto, penso alla Commissione Europea, dove per ogni linea di finanziamento c'è una figura che si occupa di questo. Per molti progetti più piccoli addirittura c'è un nodo in ogni paese. Quindi per esempio in Italia c'è il nodo di alcuni progetti, invece di chiamare Bruxelles chiami Roma. E ti rispondono, dipende, sì, ultimamente rispondono bene con una certa facilità, anche prenotando la chat direttamente dal loro sito, per cui c'è anche una certa facilità di avere informazioni. 3. Il project manager non salverà il mondo. C'è una tendenza a esaltare la figura del project manager, cioè colui che è il coordinatore del progetto. Perché dico questo? Non perché il project manager non abbia un ruolo fondamentale nel far camminare il progetto nei giusti tempi e con i giusti obiettivi, ma perché ci si dimentica di altre figure. Allora, ci vuole sempre una figura che faccia l'amministrazione se un progetto è grande, a meno che non l'amministrazione del vostro ente, della vostra organizzazione, non sia forte abbastanza e non abbia risorse umane a sufficienza per potersene occupare. Ci vuole un esperto che vi segua la disseminazione, la visibilità, la comunicazione, a meno che non abbiate già internamente una figura, ma anche se internamente, benissimo, ma ricordate che ci sono più figure che lavorano insieme per sviluppare un progetto. Chi fa da sé non fa per tre. Partner. Da soli ormai non si ottiene quasi nulla, nemmeno nei progetti piccoli, per cui serve creare una rete solida con partner che conviene scegliersi bene. Si può sempre sbagliare, capita, però cercate di fare una buona selezione all'inizio. 5. Punto, quinto mito da sfatare, la scrittura è azione. Si pensa spesso, qui vi racconto, qualche settimana fa parlavo con il marito di un'amica a cui ho raccontato che sarei dovuta venire a parlare della progettazione e mi diceva ma quindi scusa, ma cosa fai quando fai un progetto? Cercavo di spiegare il mestiere della progettazione e mi ha detto ma quindi metti in bella forma. Allora io, lì poi vabbè la mia conversazione lì si è conclusa, vorrei spendere una parola a favore della differenza di questo falso, è un retaggio credo scolastico che ormai spero non ci sia più, non esiste distinzione tra forma e contenuto. Non possiamo parlare di contenuti e forma, perché nel momento in cui pensiamo una cosa e la strutturiamo bene, la forma non è la grammatica corretta, la grammatica corretta la dobbiamo dare per scontata e assodata a questo livello teoricamente, però insomma fatemelo dire, la forma e il contenuto sono due facce della stessa medaglia, cioè se c'è pensiero e abbiamo detto c'è l'elaborazione di una scaletta, siamo arrivati a elaborare, ipotizziamo uno di quei bellissimi indici di progetto, siamo già al 70% del lavoro, si tratta poi di appunto scriverlo, ma una volta che scrivo e l'ho pensato e ce l'ho in testa, ripeto, forma quello che scrivo diventa già azione, perché la scrittura non è mettere in bella forma e poi cambiare le cose, ma è già dire, sto dicendo che farò attività 1.1, una ricerca
nel laboratorio D su questo e questo tema. Coinvolgerò queste e queste persone. È azione, perché diventa poi, come abbiamo appena detto, un po' la Bibbia da seguire nel tempo a venire per sviluppare il progetto. Per cui non parliamo di forma, per cortesia. Ecco, quindi questi sono i miti da sfatare riguardo alla progettazione. Ma prima di arrivare alla scrittura, dobbiamo fare ancora una cosa. Come vedete, è molto lungo il cammino per arrivare a scrivere. Prima bisogna leggere. L'ha detto qualcuno ieri, riferito ad altro. Io lo dico anche riferito solo a questo mondo circoscritto della progettazione. Non potete mettervi a scrivere niente se prima non avete letto il bando. Questo vale anche, credo, che per i concorsi pubblici, per i concorsi che si fanno, no? anche per lo stage, per la candidatura, arrivano a volte persone che non hanno magari letto tutto il bando. Tra l'altro sarebbe nell'interesse di ogni candidato, anche di chi si candida con un progetto, leggere per bene il bando, perché se leggi per bene il bando sai che domanda viene fatta e quindi probabilmente saprai rispondere meglio, oppure se non è una domanda a cui non sai rispondere, cambi bando. Ma vedete che non ho messo solo bando, ho messo anche linee guida e piano strategico. Perché? Proprio perché, come abbiamo detto, più in questo mondo così costruito, di solito i bandi sono accompagnati da una serie di altri file sempre noiosi, un po' scritti in burocratese, ma tant'è, questo non possiamo ancora cambiarlo, dove ci sono le cosiddette linee guida. Le linee guida sono degli indirizzi da seguire, proprio che indicano quali sono le priorità e quali sono gli obiettivi che in termini più globali quella linea di finanziamento vuole ottenere. Leggere le linee guida, leggere il bando, sapere il piano strategico, con piano strategico intendo, per esempio, se voi andate, recentemente ho fatto un progetto con la Mastercard Foundation. Leggere il piano strategico della Mastercard Foundation e sapere quali sono gli obiettivi che ha mi aiuta nel confezionare, io confezionavo solo una parte la parte della comunicazione, ma se non avessi letto tutto il resto avrei fatto fatica a capire quali sono gli obiettivi generali del mio finanziatore. E non si tratta di servilismo, Cioè, non si tratta assolutamente di una forma di servilismo, sì, ma si tratta di capire chi ho davanti e dire, va bene, posso adattare quello che è il mio interesse, posso costruire una cosa che vada bene o no? Ecco, quindi, in questi termini, adesso per l'ultima volta facciamo la gag del PDF. Ma quel PDF. Sì, veramente. Allora, adesso. Ma, scusi, non basta trascinarlo così. Non si trascina niente. Ecco, sì. Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Anche un laureato in comunicazione può cavarsela con la tecnologia dopo un'ora e mezza. Allora. Avete qui un bando. È un bando, questo qui è un bando della Fondazione Cariplo, quindi Fondazione Cassa di Risparmio Lombardia, è un bando di ricerca biomedica per giovani ricercatori. L'ho preso come esempio, sia perché è un bando semplice e breve, quindi che possiamo guardare, e perché comunque è, diciamo, abbastanza esemplificativo di un bando, di un qualunque bando. Allora, vedete che è diviso, tra l'altro questo è fatto anche meglio di molti altri, nel senso che intanto già sa meno da burocrazia rispetto a tanti altri bandi che invece siamo abituati a leggere. Allora dice, inizia con un paragrafo che è il problema e dice: un aspetto proprio del sistema ricerca italiano è la difficoltà nel sostenere i giovani ricercatori attraverso la realizzazione di percorsi di crescita in grado di favorirne l'indipendenza. La naturale conseguenza di tale condizione è rappresentata dall'ormai noto fenomeno della fuga dei cervelli.
Peraltro i giovani formati all'estero faticano a tornare in Italia. Il sistema paese sta così perdendo una generazione di ricercatori che in Italia si trovano a scontrarsi con la scarsità delle risorse, il mancato turnover e l'inaffidabilità dei percorsi di carriera, eccetera. Nell'intento di stimolare la creatività dei giovani ricercatori attraverso un approccio bottom-up, il bando è mirato, nell'ambito della ricerca biomedica, a incentivare avanzamenti della conoscenza sui meccanismi molecolari che sono alla base delle patologie umane. E poi, leggo solo l'inizio, qui dice: il presente bando intende sostenere progetti di ricerca volti all'identificazione e comprensione delle basi molecolari di una patologia umana identificata a priori. I proponenti avranno cura di specificare la patologia target e il meccanismo molecolare che intendono studiare nell'ambito del progetto. E subito sotto dice: particolare attenzione sarà prestata agli aspetti innovativi, agli approcci metodologici e alle eventuali ricadute applicative delle conoscenze prodotte. In particolare, i progetti dovranno basarsi su piani di ricerca ben focalizzati, in cui sia chiaramente identificata un'ipotesi di lavoro, elaborata a partire da consistenti dati preliminari. Allora, non lo leggiamo tutto, ci fermiamo qui, ma cos'è la cosa principale, secondo voi, che bisogna guardare, che bisogna cercare quando si legge un bando, oltre a capire ovviamente il senso del bando? C'è una cosa che voi guardate quando leggete un bando? La scadenza, certo, ok, giustamente, le cose pratiche, la scadenza, chi fa domanda. Io cerco le parole chiave, io cerco delle parole che sono le parole che in qualche sono disseminate nel testo e che sono la mia guida e che nel testo che io andrò a scrivere ripeterò precise in modo da creare un testo che risponda esattamente al bando a cui risponde. La ricerca delle parole chiave può sembrare una cosa banale, può essere la scoperta dell'acqua calda, dire cercate le parole chiave e usatele, ma non è così, perché effettivamente si è visto che è uno dei problemi proprio dei progetti mal confezionati è che non rispondano esattamente alla domanda che viene fatta. Allora, è davvero una cosa un po' scolastica, ma io in un bando, tenete conto che poi questo è un bando anche breve, perché adesso noi non lo leggiamo, però vedete, si legge velocemente un bando così, ma ci sono bandi che sono molto lunghi. Allora, con l'evidenziatore, con quello che volete, vi mettete con calma e dedicate del tempo alla lettura. Lettura del bando, evidenziando le parole chiave. Questo sarà, intanto vi permette di capire subito quali sono le linee guida da seguire, cosa numero uno. Seconda cosa, vi fornisce già una sorta di, come dire, pacchetto semantico, per parlarla con i linguisti, una lista di parole, come una checklist che voi dovrete inserire. Le dovete inserire ovviamente con testa, con cognizione di causa, non basta metterle dentro a caso, mi pare evidente, però è fondamentale avere seguire questa indicazione, cioè lavorare per parole chiave. L'altra cosa che emerge da una lettura del bando è che, oltre agli obiettivi e alle attività da fare, che forse è scontato, tutti ci aspettiamo in un bando di trovare che obiettivo perseguire, io ci leggo molto altro. E quello che trovo in un bando sono queste cose qui. Trovo che si dà altrettanta importanza ai processi, oltre che ai fatti. Mi sta molto a cuore questo. Cioè, non solo quello che viene
prodotto, ma anche come, che processo c'è dietro, sia perché per valutare se è un processo sostenibile o non sostenibile, ma anche perché è importante vedere come si costruisce, cioè mi dà anche un po' speranza che ci sia anche una valutazione qualitativa e non solo quantitativa nelle cose, cioè per me questo cambiamento, perché questo è un cambiamento piuttosto recente, di valutare i processi, per me è un cambiamento culturale e mi voglio augurare possa essere veramente così. Oltre alle azioni ci sono le persone, quello che dicevo prima, ci sono le risorse umane e come queste verranno valutate, come queste verranno valorizzate, no? C'è la multidisciplinarietà, questa c'è sempre, con multidisciplinarietà intendo quindi non solo la trasversalità alle, che, cioè, della progettazione alle discipline, ma intendo che è premiato di più normalmente un bando che riesce a tenere insieme discipline diverse. Esempio, recentemente un bando a cui ho lavorato anche tra l'altro col professor Neresini è stato un bando, un progetto sullo studio dell'autismo, ma a cui hanno lavorato dipartimenti e figure diverse. C'era chi come me studiava l'aspetto comunicativo, c'erano medici che studiavano l'aspetto medico, c'era il sociologo che valutava poi dal suo punto di vista le cose e c'era anche ovviamente la psicologa. Quindi un bando che ha tenuto insieme discipline diverse, che quindi ha avuto una buona valutazione, perché poi quando vengono valutati viene dato anche un punteggio, per la sua multidisciplinarietà. Creatività e innovazione, trovo nei bandi, sostenibilità e complessità, che abbiamo già discusso. Ecco, a questo punto siamo arrivati ad aver pensato e costruito e capito che cosa dobbiamo fare. È solo adesso, quindi vedete anche a me manca non molto tempo e quindi vuol dire, come vedete, la fase di pensare e costruire dura molto di più della fase di scrivere, è solo a questo punto che ci si può addentrare nella scrittura vera e propria, intesa come redazione di un progetto. Ma ci sono anche dei modelli proprio quando si parla di processo di scrittura, tenete conto che si dice che la scrittura inizia sempre solo in un'ultima fase, perché prima c'è lo studio. Quindi questo il monito di ieri di Leopoldo di dire studiare, 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 resta valido. E quindi a questo punto sì, entriamo e vi do 10 consigli di scrittura di bandi. Sono 10 consigli che ho liberamente tratto da, ho lavorato anni fa, faccio parte della rete REI, che è una rete europea, si chiama Rete di Eccellenza dell'Italiano Istituzionale, fa parte di una commissione nella direzione traduzioni e per la rete REI ho scritto insieme a un docente del master che conoscete, che è Michele Cortelazzo, un manuale di stile da adottare in ambito istituzionale della Commissione Europea. Questo manuale di stile è nato per quella commissione, in realtà poi è servito per tutti i documenti istituzionali in lingua italiana. Le regole in realtà queste che valgono poi per l'italiano tanto quanto se un progetto lo scrivete direttamente in inglese, preciso che ovviamente l'80% dei progetti europei si scrivono in inglese, ce ne sono alcuni che vengono valutati invece dallo snodo italiano che si possono scrivere nella propria lingua, tra cui un progetto anche che ho consigliato a Carolina, che per oggi sta male non c'è, Life, che è quello sull'ambiente, perché Carolina appunto mi diceva che adesso sta sviluppando un progetto sull'ambiente, e quindi alcuni si possono scrivere comunque ancora in italiano, ma tenete conto che queste linee guida valgono per qualunque lingua. E appunto le ho tratte se troverete, è anche pubblicato in rete, appunto all'indirizzo reterei.eu, le linee guida della REI, in realtà i miei 10 consigli sono tratti da lì, ma sono pur diversi. E sono, uno, mi sembra evidente, arrivati a questo punto, prima pensate e poi scrivete. 2, a ogni informazione corrisponde una frase. È una cosa importante, perché c'è una tendenza a sovraccaricare le frasi di informazioni. Si pensa soprattutto nel terreno tecnico, del linguaggio tecnico istituzionale,
scientifico che, parlando di cose importanti e serie e dove c'è una competenza dietro perché c'è molto lavoro, si debba, comunicare questa importanza e questa complessità anche attraverso l'uso linguistico. Non è così, soprattutto perché dovete pensare che quando scrivete un progetto, e qui parlo di progetti, non sto parlando di fare un paper, non sto parlando di fare altri generi testuali, quindi altra premessa, scusate, ma alcune delle cose che io dirò sono contraddittorie rispetto a quanto avete sentito fin qui, perché io vi sto parlando di un genere testuale diverso e ogni scrittura, cioè ogni genere testuale, ha le proprie regole. Quindi quello che diciamo per questo, se io stessa vi parlassi di come fare un materiale di comunicazione, chiaramente non sarebbe valido. C'è questa tendenza alla complessità, no, linguistica, come specchio della complessità di contenuti. Sbagliato. E dovete tener conto che chi valuta un progetto non ha la vostra conoscenza. Chi valuta un progetto di qualunque campo magari ha un background simile, ma sicuramente non ha la stessa competenza sulla vostra materia, per cui non create quelle frasi estremamente complesse e lunghe dove per capire che cosa si vuole dire bisogna arrivare al quarto rigo. Tenete conto che ogni frase deve dire una cosa importante. È una regola banale, è una regola d'oro. Siate chiari e sintetici. Allora, voglio qui spendere una parola per la chiarezza. Si è parlato in questi due giorni molto di semplicità. E io proprio ieri sera, tornando a casa, riflettevo sulla semplicità. E su un dibattito che c'è stato all'interno di questa rete REI, quando abbiamo costruito le linee guida, credo che in questo contesto della progettazione sia estremamente più appropriato parlare di chiarezza, nel senso che l'importante è essere chiari, e per essere chiari a volte si può anche usare una parola, tra virgolette dico difficile, e con difficile intendo tecnica, ma una parola tecnica in un contesto di frase chiaro, dove è chiaro il soggetto, dove è chiaro il verbo, dove è chiaro chi fa cosa, anche la parola tecnica risulterà chiara. Quindi non devo perseguire come obiettivo la semplicità, il mio obiettivo è la chiarezza, l'essere diretta, cioè fare capire cosa voglio fare, senza perdere ovviamente la professionalità, cioè il valore di quello che è l'oggetto del mio studio. A questo proposito ho precisato anche degli aspetti che riguardano soprattutto la costruzione della frase. Adesso non voglio entrare troppo poi nei dettagli linguistici, però il fatto di non fare delle frasi con 50 incisi, virgole, con quelle secondarie, avendo valutato l'importanza della ricerca scientifica tra i più giovani e dopo aver... e finalmente arriva la frase principale, no. Le frasi, la struttura, deve essere quanto più aderente all'ordine standard, soggetto, verbo, oggetto, complimenti. Non deve essere basilare, ma deve essere comunque chiara, diretta. Tenete conto che, ripeto, ci saranno un progetto, quando è fatto bene, ha già tanta complessità. Non sovraccarichiamola anche con la complessità linguistica. Nessuno pensa che siate meno capaci, meno bravi, meno importanti se scrivete difficile. È un po' quello del video di ieri di Leopoldo Benacchio, no? Il figlio professore, non si capisce niente, esatto. Più sono bravo a parlare, più sono esperto, più sono preparato, più so scegliere il registro linguistico e la tecnica di scrittura adatta. Se sono competente mi adatto, se non lo sono cado in errori e probabilmente pecco di eccessi che invece una persona competente e sicura di quello che fa non ci cadrebbe mai. Siate diretti e prendetevi le vostre responsabilità. Cosa intendo con prendetevi la vostra responsabilità? Intendo che bisogna sempre dire chi fa cosa. Perché a volte si usa l'impersonale, il passivo? Questo vale quando si scrive un progetto, quando il comune o le amministrazioni vi scrivono a casa. Si usa l'impersonale, si usa il passivo per nascondere chi fa cosa. A volte
perché si danno cattive notizie e non si vuole dare prendersi la responsabilità. Nel caso dei progetti succede tendenzialmente perché un po' perché c'è un mutuare il genere testuale da quello del paper scientifico, dove spesso si parla all'impersonale, dove è corretto farlo lì, ma nel progetto dipende, non è sbagliato, ma se devo esplicitare chi fa cosa è bene dirlo. Il Dipartimento di Astronomia si occuperà di seguire i laboratori. Il Dipartimento di Scienze Naturali si occuperà invece di quest'altra cosa. Mettere il soggetto vuol dire chiaramente dire chi fa cosa. E badate bene, non è forma, non è assolutamente una questione formale, è sostanza. È dire, questo aiuta, quando poi voi vi troverete a lavorare dopo un anno e non vi ricorderete cosa c'è in quel work pack, dici, ma chi è che doveva fare questa cosa? Se trovate, si farà. Non sai più dove andare a cercarlo, ma se si dice Tizio farà questo, chiami Tizio e gli dici scusa, tu a che punto sei? E questo equivale appunto anche a scegliere appunto frasi oggettive non impersonali, frasi attive e non passive. Anche vanno bene anche le frasi oggettive. Oggettive appunto intendo che nel progetto non dovete parlare in prima persona, lo specifico sempre, non dobbiamo dire farò questo, a meno che non sia il progetto personale di un giovane ricercatore, ma dovete dire il Dipartimento farà questo, oggettivo nel senso che non c'è la prima persona coinvolta, ma c'è il soggetto. Siate precisi. E qui appunto la precisione è l'altro grande punto, no? Chiarezza, essere chiari, essere diretti, essere precisi. La precisione intesa come precisione di azione, cioè dire esattamente che cosa si vuole fare, ma anche la precisione di linguaggio. Riflettevo sempre, ieri si diceva, se usate la parola, diciamo, che le cose non siano semplificate. Io dico che non siano semplicistiche, che è il vero rischio in questo campo. Non è la semplificazione che mi fa paura, perché una semplificazione fatta bene non ha niente che non vada. È diventare semplicistici il problema. E succede spesso quando, per paura di essere troppo tecnici, si cade troppo in basso e si semplifica troppo. Allora, attenzione anche alla precisione in questi termini. Attenzione all'uso delle sigle e degli acronimi. Spesso nei progetti si usano gli acronimi perché ci sono delle enti che hanno dei nomi talmente lunghi, penso a tutti i nomi di Nazioni Unite che iniziano tutti con UN eccetera eccetera, è chiaro che poi si usa la sigla. La prima volta la spiegate e poi la potete usare. Attenzione alle sigle anche nel caso in cui ho lavorato a un progetto con 37 partner. 37 partner, non puoi dire ogni volta Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova. Allora tendi a dare una sigla, ma non puoi chiamarli 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 37. Questo progetto faceva così. Io quando dovevo fare il piano comunicazione in quel caso, vi assicuro che ero arrivata a un punto che cioè, non sapevo più il 5, il 13, dopo, cioè, allora diamo una sigla, usiamo sigle comprensibili anche a noi stessi, perché è uno strumento di lavoro anche per noi. Scegliete parole concrete, attenzione alle parole troppo astratte, e con astratto intendo parole che non facciano capire di cosa sto parlando, sempre un po' per quella, perché ci sembra che sia più importante dire effettueremo la selezione, non la documentazione, i documenti, concretezza, il progetto vuole concretezza, è azione. Usate i numeri, risultati attesi, pubblicazione di 5 paper, realizzazione di 7 conferenze. Tabelle, grafici, elenchi puntati sono vostri alleati. Sono vostri alleati nel senso che sono proprio degli elementi che si possono inserire anche all'interno di un progetto per mostrare, per esempio, la tabella dei tempi di realizzazione. O se voglio partire, se devo mostrare dove è arrivata la ricerca in quella materia fino a quel punto, posso usare dei grafici che traccino lo stato dell'arte. E non abusate della formattazione, cioè la formattazione va usata
tipo un grassetto ogni tanto se serve, ma quando ce n'è di più, io dico sempre che è lo specchio della confusione mentale. Inizio a sottolineare e a usare troppi caratteri evidenziati quando non sono stata chiara nella struttura. Se io ho molta chiarezza quando inizio a scrivere, non avrò bisogno dopo di dire aspetta, cos'è che qua non si capisce la cosa importante? Sottolineo. Se sottolineo troppo vuol dire che non ho strutturato bene e questo è il problema principale. Quindi questi sono 10 suggerimenti, ovviamente è chiaro che stiamo parlando di un genere complesso e non così, però credo che possano intanto essere una prima linea guida. E per dare un po' di concretezza, appunto, vi voglio far vedere l'inizio di due stralci di progetto. Questo è un progetto che ho scritto sempre appunto per l'ONG Medici con l'Africa QAM, quindi riprova che un umanista può lavorare insieme ai medici e scrivere un progetto. È un progetto prettamente sanitario, quindi non di divulgazione. Parte dicendo: il Mozambico, paese dell'Africa australe di quasi 800.000 km quadrati e una popolazione superiore ai 25 milioni di abitanti, ha visto negli ultimi anni una buona crescita economica, consistenti afflussi di aiuti dall'estero e investimenti industriali di larga scala. Resta tuttavia uno dei paesi più poveri al mondo, nonostante il progressivo miglioramento dei propri indicatori di sviluppo. Gli indicatori sanitari, in particolare per la salute materno-infantile, restano molto critici. Due punti: mortalità materna, 480 su 100.000 nati vivi; mortalità infantile, 63 ogni 1.000 nati vivi; mortalità neonatale, 30 su 1.000 nati vivi, eccetera, eccetera. Intanto mi focalizzo su questa parte. Come vedete, è molto semplice, cioè il testo è diretto, non ci sono tante secondarie, si capisce, cioè chiunque, anche che non è all'interno della cooperazione sanitaria, ha subito un quadro, ma vedete che gli indicatori, i numeri, compaiono alla quinta riga di un progetto che è ben più lungo. Questo perché, sempre in quest'ottica di capire che fare un progetto vuol dire proprio mostrare anche la concretezza dell'azione che si vuole fare, o dei dati, sono dei dati che ci mostrano una situazione critica dove io voglio intervenire. Quindi, questo è per darvi l'idea proprio di come si può scrivere e quindi anche dell'essere diretti, chiari, tra virgolette semplici, per quanto non mi piaccia la parola semplici. E evidenzio un altro aspetto, vedete dove c'è la parola in grassetto, mortalità materna e neonatale, tra parentesi c'è MDG 5 e 4, questi vuol dire sono gli obiettivi Millennium Development Goals, no? Gli obiettivi di sviluppo del millennio. Evidenzio questo perché vuol dire questo progetto risponde anche a quelle linee globali che sono quelle di sviluppo del millennio, quindi linee guida condivise a livello internazionale. Quando prima dicevamo non sto lavorando solo nell'ufficio del QAM a fare questa cosa, non lavorerete solo in Mozambico per svilupparla, ma si tiene conto anche di questo. Quindi per quanto sia molto breve e ci sia sintesi in questo testo, c'è comunque evidenziata, diciamo, la conoscenza di una situazione nel suo complesso. E infine ci avviciniamo poi alla conclusione, una breve, qui per mostrarvi, questo è il bando che vi citavo prima, Marie Curie, di una ricercatrice in scienze chimiche, questo è in inglese, per mostrarvi l'uso, guardate, risultati attesi, vedete, science, mechanistic understanding of... due novel paradigms, eccetera. Quindi l'uso dell'elenco puntato, dicevo, contraddico qualcosa che è stato detto prima, ma perché in questo genere testuale è tutt'altro, l'elenco puntato come modo di organizzare le informazioni che diventano quasi una checklist, diventa quasi che cosa mi aspetto, quali sono i risultati che mi devo attendere. E così risulta assolutamente chiaro.
una cosa interessante di molti progetti poi è che quando vengono valutati vengono commentati. Ho visto questo è stato approvato, ho visto il commento del valutatore e effettivamente approvava l'organizzazione e la chiarezza di idee della persona che l'ha scritto. Sicuramente la chiarezza di idee arriva attraverso il modo in cui poi si scrive e si comunica, perché non arriva in nessun altro modo. Per cui ecco, dobbiamo tener conto di queste regole e di questo complesso del processo che c'è dietro al progetto prima di arrivare alla sua scrittura. Ecco, io abbiamo qualche minuto se ci sono ancora delle domande, perché io a questo punto mi fermerei. Ho fatto un ABC della progettazione in poco meno di 2 ore e spero di avervi dato una, per chi già non ce l'aveva, di aver tracciato almeno delle linee che vi possano aiutare, vi possano guidare, e se avete delle domande a cui posso rispondere lo faccio con piacere. Bene. Grazie. Questo viaggio nel mondo della complessità, molte volte artificiale, e abbiamo qualche minuto per domande, commenti. Chi si muove? Ottimo. Una domanda, la posso fare senza microfono. Voce alta e squillante, in piedi, aiuta. Non so se vado fuori tema, ma credo di no. Ci ha spiegato molto bene, insomma, ci ha dato un sacco di consigli, ci ha spiegato molto bene la struttura del progetto. Parlare sia di progetti di ricerca che di progetti europei, una cosa che a me incuriosisce molto, ovviamente mi riferisco in questo caso ai progetti europei. Come vengono, è preferibile presentarli da singolo, da azienda, da associazione, cioè qual è un po' il trucchetto, se vogliamo metterla così, sì. Se non c'è, certo. Se qualcosa è da evitare. Allora, dipende molto dal bando, nel senso che ci sono bandi di grandezze diverse, no? Come singolo no, è escluso, nel senso che come singolo a livello europeo si può solo partecipare a bandi tipo quello che, non so, dall'Erasmus alla borsa di studio alla mobilità, quindi in qualche modo non è fare un progetto ma è esserne beneficiari. Invece in termini di proposta progettuale come singoli non ci sono possibilità. Diciamo che come associazioni si può assolutamente, poi dipende di che natura è l'associazione, un'associazione culturale può, ci sono di solito dei requisiti da rispettare che sono esplicitati in quella parte dei bandi che si chiama soggetti elegibili, cioè chi può partecipare, ma di solito deve essere un'associazione che esista da almeno 2 anni o 1 anno a seconda dei bandi, con documentato portfolio all'interno di quell'attività, questo è sempre espresso. Il problema principale dell'associazione è la portata, nel senso che io il consiglio che do è questo: all'inizio partecipare come partner, perché essere leading partner, cioè il capofila di un progetto, impone anche la gestione economica. E la gestione economica è estremamente faticosa, perché richiede comunque delle competenze amministrative e una struttura di sostegno in qualche modo, perché comunque qualche partner ce l'avrete, perché è necessario in un progetto europeo. Allora converrebbe accreditarsi all'inizio lavorando come partner, in modo da aumentare un po' il proprio curriculum e di conseguenza poi avere le competenze per poter essere anche eventualmente leader di un progetto. Aggiungo una cosa: come trovarli questi partner se uno non ce li ha già? Allora, io francamente li ho sempre trovati, ovviamente se uno è già in quel terreno professionale ha delle relazioni, e se non ha la relazione diretta magari ci arriva. Diciamo che su alcuni progetti più piccoli ci sono anche, proprio sui portali della singola call, c'è un po' la ricerca di cuori solitari, c'è la ricerca del partner perfetto, in cui si dice: io faccio questo, ho bisogno di questo, c'è un partner che possa unirsi a me per portare avanti il progetto, e di conseguenza questo potrebbe aiutare.
riguarda invece l'aspetto aziendale, ci sono in realtà che viene esclusa No, non ci sono realtà escluse, per le adesso anche sempre di più le aziende anche lavorano con la progettazione, ci sono delle call ad hoc, diciamo che, anzi no, però devo precisare una cosa, che proprio nella nuova programmazione in realtà si è cercato di unire molto la ricerca industriale e la ricerca accademica, tanto che sono premiate i network dove c'è industria e ricerca, e questa è una cosa molto positiva. È così, però che al momento ha creato moltissime difficoltà perché non tutti erano pronti e quindi sono andate a vuoto delle call nel semestre passato. Questa importanza di avere delle industrie anche nei programmi di divulgazione scientifica o di divulgazione, progetti di divulgazione, è bene avere qualche industria, questo è aiuta e aumenta le possibilità di successo. Sì, e anche una cosa che non ho detto, ma che è collegata alla domanda, è che è molto raro ormai trovare un bando che finanzi il 100% delle attività, nel senso che i bandi finanziano di solito un 70%, 80%, anche un po' meno. Il resto bisogna trovarlo in altro modo. Allora, o lo può mettere il proponente che dice va bene, io così metto io i soldi che restano, e il trucco molto spesso è metterli in risorse umane, cioè io comunque pagherei la persona X che lavora, metto il suo stipendio come stipendio e così, ma in realtà siccome non è che sempre perché non è la slot machine, la sindrome slot machine non funziona, allora in realtà è premiato se chi trova dei co-partner, e questo vale dei cofinanziatori, e questo vale anche per i progetti molto piccoli. Prego. Sì, vorrei anche io un piccolo intervento. C'è anche un'altra questione, quella della rendicontazione, no? La quantità precisa della rendicontazione. Certo. Penso che vada sottolineato, cioè non basta disegnare progettuale. Certo. Come dire, il territorio funziona. Assolutamente. Il resto, ma sono fondamentali, soprattutto nell'università, anche le alleanze poi con le persone che dal punto di vista amministrativo. Chiaro? Certo. Sì, sì, sulla rendicontazione direi che torna un po', penso, quello che dicevo dei vari ruoli professionali anche, no? Cioè non si può prescindere da più figure che lavorano insieme nello sviluppo di un progetto, perché se è vero da un lato, che io dico sempre, io ho lavorato sempre nella progettazione e trovo il grande fascino della progettazione come possibilità di trasformare un'idea in qualcosa di concreto, è quello che veramente mi piace di questo strumento, perché riesce a rendere azione un'idea, ma questo è un po' il fascino romantico, nel senso che è l'unica cosa romantica che c'è, tutto il resto in realtà è veramente un'aderenza alla realtà, è una concretezza estrema, e essere aderenti alla... Non c'è differenza distruttiva. Kitten free. Twitter c'è solo il nome da oggi. Adesso, giusto perché voglio diventare follower del gatto della Rigutto. Da oggi mi metto su Twitter anch'io. Non posso più esimermi. E ecco, comunque la rendicontazione è fondamentale, e anche l'altro aspetto è che non bisogna considerare la rendicontazione come fase finale. Perché in un progetto serio viene fatta con una regolarità, con una cadenza che di solito è trimestrale, e questo significa anche avere una figura che deve, non c'è solo l'amministrativo che fa il report finanziario, ma c'è anche quel poveretto che deve andare da questi partner in giro per l'Europa, chiamarli e dire ti ricordi di mandarmi il biglietto del treno, ti ricordi di mandarmi il biglietto del treno, non mi hai mandato il biglietto del treno, e quindi è un lavoro estenuante quello quando il project manager è un lavoro estenuante da fare. Va bene, come temporaneo project manager della sessione, dichiaro chiusa la sessione, ci sono due annunci. Primo annuncio è che facciamo la foto, ricordo, immediatamente quando scendiamo giù, prima di entrare al pranzo, foto ricordo. Secondo annuncio, siccome le studentesse e lo studente del master devono...
lasciarci perché alle due devono fare lezione dall'altra parte, magari lasciate precedenza a loro che dimangino in fretta in modo da non arrivare in ritardo. Comunque anche noi dobbiamo essere qui di nuovo alle due in punto per riprendere i lavori, e adesso fatevi belli e facciamo la foto ricordo.